qua in Val d'Huron insieme a Peter Ungaldiere e Massimo, che ovviamente si è distanziato, Massimo De Bertoli, le guide di fascia MTB. Stiamo provando l'ultimo pezzo della salita al passo d'Huron sulla Ronda Iro. Facciamo vedere un po' il nostro bellissimo paesaggio della Val di Fascia. Siamo un gruppo di 23 guide, lavoriamo su tutto il comprensorio della Val di Fascia. Ovviamente, come per Gardena, il nostro tour principale è sulla Ronda, che poi si svolge sul tracciato sulla Ronda Iro. Siamo partiti da Canazei, siamo andati su Appian di Capitello, che è un paesino molto bello. È veramente bello, siamo guardati intorno a passarlo e abbiamo continuato per Sterato. Abbastanza duro arrivare qua, avremmo fatto 7 km, siamo alla baita Micheluzzi adesso, quindi magari se è aperto andiamo a berci qualcosa. E qua inizia il bello, inizia almeno 3-4 km di piatto, cioè pianeggiante, una vista spettacolare, praterie, e baite belle, e da lì c'è ancora un pezzo duretto, andremo a trovare la neve ancora su in cima al passo d'Huron, che è a 2200 metri. Tu cosa ne dici di questa? Ma io avevo già visto l'anno scorso, purtroppo non sono arrivato qua in gara perché ho avuto un inconveniente meccanico prima. Diciamo che affrontarla da freschi, sai, appena ho fatto colazione, venire su così non è un grande problema, però quando sarà affrontata in gara dopo le altre tre salite, dopo penso 3000 metri di livello, ragazzi, però tutta la fatica sarà ripagata da, come diceva Peter, dal paesaggio che si vedrà tra poco, e penso che per chiunque arrivare in cima sarà comunque un appagamento totale. Sì, allora Massimo, io sono uno che usa la mountain bike, così mi sono sempre divertito la mountain bike, ma per fare la Hero cosa dovrei fare? Che allenamento? Ma sai, dipende un po' anche dalle sfide che fai la settimana, però secondo me il consiglio che posso darti è quello, se hai il tempo, di fare una volta alla settimana una bella uscita di parecchie ore, più lunga, magari anche ad un ritmo tranquillo, senza l'assillo di fare salite forte o cosa, però dire ok, oggi vado, sto via 6-7 ore. E secondo me è l'allenamento che alla fine paga più di tutto, perché sai, metterti a fare tabelle, non tabelle, poi dipende anche il tempo. Manca anche il tempo, chiaramente. Esatto. Tu vai 2-3 volte alla settimana, magari la domenica, riesci a inserire questo bel lungo, alla fine vedrai che il giorno della gara, alla fine te lo ritrovi il lavoro fatto. Da qui avremo ancora 20 km all'arrivo, cioè questo pezzo pianeggiante, poi si arriva al passo d'Huron con l'ultima 2 km di salita, ma dopo c'è solo più una salitina, del resto è tutta discesa. Secondo te la gara, se si arriva già in zona assieme, in gruppo 2-3, si riesce a far qui la gara o bisogna già farla prima? Ma fai una gara di questo livello con questi dislivelli, la gara è una selezione naturale, magari questo tratto pianeggiante che a farlo all'andatura che lo stiamo percorrendo adesso è una passeggiata, in gara magari se uno è un po' al gancio, quello che ne ha di più aumenta, si sfida da ruota. Cioè, ogni momento, io penso da Canazei in avanti, facciamo un conto che arrivino tre corridori, ogni metro può essere quello decisivo, insomma, ecco, a livello di vittoria o di piazzamento, sicuramente, perché quando ci sono questi livelli qua, sì, non è lo sprint qua, sì, le caratteristiche dell'atleta sono poi secondarie, diventa la condizione e lo status in quel momento. We'll be right back.
Passo d'Huron. Nella gara è l'ultima salita durissima, dopo ce n'è ancora una per arrivare al Zallinger. Niente, ce l'abbiamo fatta. Un po' di neve. È una bella tosta. Una salita più facile perché parte dura in fondo, da Canassei, poi dopo c'è il pezzo pianeggiante lì dove ci sono le rifugio Michelini. Micheluzzi, dove abbiamo visto le marmotte. Esatto. E poi l'ultima parte qua è ancora bella tosta. Oggi abbiamo trovato anche un po' di neve e abbiamo dovuto mettere giù il piede per la prima volta, però si spera che il giorno della gara quella non ci sia. Comunque dopo scollinato qua c'è ancora il bello strappo arrivare su all'altro rifugio, non mi ricordo il nome. Zallinger, sì. E dopo da là. Comunque diciamo che quando sei arrivato qua il più è fatto. Poi, come dicevo prima, il paesaggio appaga. Aspettiamo ovviamente per risalire la Ronda Iro, ci troverete sul percorso a fare assistenza. Se avete bisogno. Se avete bisogno ci riconoscerete, ma saremo lì insomma ad aiutarvi a voi questa bellissima gara. Oggi è dura, eh?